Il nostro capo del dipartimento crede molto nel lavoro di Cassamende, che è il lavoro di migliorare le condizioni dei carceri col lavoro dei detenuti. Ma questo è possibile solo se chi li sorveglia e chi fa la selezione, cioè l'area educativa e l'area della polizia penitenziaria, riescano a lavorare bene. Nuovi spazi per migliorare la vita delle detenute. Al carcere di Madonna del Freddo a Chieti sono stati completati i lavori di ampliamento della sezione femminile, lavori che hanno impiegato manodopera interna, cioè sono stati gli stessi detenuti con il proprio lavoro a completare l'adeguamento. Al taglio del nastro ha partecipato anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Federica Chiavaroli, tornata nel carcere di Chieti dopo averlo visitato qualche mese fa. E quindi è un progetto che ha arrecato almeno due benefici. Uno è quello di migliorare le condizioni di vita in carcere delle donne, l'altro è quello di migliorare la qualificazione professionale degli uomini attraverso questa attività lavorativa. Quindi questo certamente è un esempio positivo, è un bel progetto. Tutte le attività che si fanno in carcere volte alla rieducazione e al reinserimento lavorativo dei detenuti sono attività che incidono positivamente sulla sicurezza delle comunità, perché queste sono tutte attività volte a recuperare queste persone e a toglierle dalla delinquenza. E grazie a questo lavoro le nostre comunità possono essere più sicure.